Oggi nella seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per la serena convivenza fra cittadini e attività commerciali, che si occupa di pubblici esercizi e dei momenti di intrattenimento nelle aree private e pubbliche. Si discute quindi su materie di attualità che riguardano la vita soprattutto notturna nelle zone particolarmente frequentate dai giovani, oltre che del decoro ambientale. Un altro importante regolamento, con norme specifiche che intervengono anzitutto in materia di sicurezza urbana, sarà presentato poi all'approvazione del Consiglio nella prossima seduta. E questo ci consentirà di avere delle regole chiare che faciliteranno anche i controlli, perché l'aspetto importante è ristabilire una convivenza serena tra quelle che sono le attività commerciali e la giusta richiesta da parte dei residenti di poter avere una vivibilità accettabile. Quali sono i problemi principali della movida napoletana, secondo lei? Ma dal mio punto di vista il tema principale è la concentrazione delle attività. Ci sono troppe attività concentrate in luoghi molto angusti e questo fa sì che ci sia quindi anche una concentrazione di utenti. Molte delle attività vengono fatte per strada perché i locali sono troppo piccoli e questo quindi determina una difficoltà nella viabilità, molto rumore e perciò bisogna un po' ripristinare un po' un'attività più regolare. C'è poi il tema dell'occupazione dello spazio pubblico perché per effetto delle norme legate alla pandemia c'è stato chiaramente un incremento degli spazi, adesso con la fine delle deroghe bisognerà rientrare rispetto agli spazi che sono stati legittimamente autorizzati. Sindaco, cambieranno gli orari per i locali, anche per l'asporto soprattutto? Sì, allora diciamo i locali di chiusura, gli orari di chiusura non possono essere regolamentati per ordinanza. Ci saranno delle regole definite invece per quanto riguarda il consumo all'esterno, l'asporto e poi anche per quella che è la musica all'esterno e anche poi per il controllo dell'inquinamento acustico all'interno. Cioè non potrà essere regolato l'orario, nel senso si interverrà solo con un'ordinanza ad hoc in determinate situazioni, così. Esatto, solo in condizione di emergenza, perché la norma nazionale non prevede una regolamentazione dell'orario dal punto di vista dell'apertura e della chiusura, e per via ordinaria. È un regolamento che individua alcuni strumenti che possono essere utili per come abbiamo detto, serena convivenza tra i cittadini e tra gli operatori commerciali. Individua alcune modalità, tipo per esempio la redazione e la firma, la sottoscrizione di convenzioni o di protocolli d'intesa, in modo che l'amministrazione possa concertare insieme con i commercianti le azioni da fare territorio del territorio, anche autonome l'una dall'altra, cioè caratterizzanti un territorio anziché un altro, perché lo sappiamo che i problemi, per esempio, dei commercianti di Scampia sono diversi da quelli del centro storico. Infine, l'istituzione della consulta della notte e un altro per la nomina del delegato della notte, che aiuteranno l'amministrazione, l'una nella partecipazione più ampia, l'altra nella delega del sindaco, aiuteranno l'amministrazione a prendere i provvedimenti giusti perché questa città appunto viva anche una condizione di vivibilità migliore. È un regolamento che disciplina e vuole dettare delle regole di buona convivenza all'interno della città, ha dei punti sensibili, ci dotiamo di strumenti per garantire un più efficace contrasto a quelle forme di violazione che incidono sulla tranquillità e sulla serenità dei residenti. Ci siamo dotati di strumenti perché l'azione della Polizia Municipale sia più efficace, non solo sotto il profilo di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma dal punto di vista di una sanzione accessoria, per cui abbiamo all'articolo 19 la possibilità di, a fronte di reiterate violazioni di norme in materia di vendita di alcol, di orari di vendita di alcol oppure di vendita di alcol a minori, abbiamo la possibilità di progressivamente, a fronte di recidive, arrivare alla sospensione per 7 giorni, per 30 giorni, anche alla revoca dell'autorizzazione per abuso dell'autorizzazione. Questo ce lo consente una legge, il testo unico di legge pubblica sicurezza, e noi intendiamo dare degli strumenti non contro qualcuno, ma per garantire adeguate condizioni di vivibilità all'interno della città e soprattutto nelle aree dove oggi si concentra l'intrattenimento notturno.